Bentornati a Siamo Noi con Maria Teresa Ruta, volto noto della televisione, amata conduttrice televisiva. Stiamo parlando dell'angelo custode perché insomma sappiamo che ha una rilevanza significativa nella sua vita. Fin qui abbiamo parlato di come lei sentiva accanto a sé da bambina, grazie complice la mamma, la presenza dell'angelo. Però vediamo adesso che cosa è accaduto e che cosa accade da adulta. C'è in particolare un episodio, episodio che riguarda la tua figlia, che riguarda Gwenda, che era piccolissima. Sì, era piccolissima. È un episodio veramente che è stato scioccante e nel tempo stesso ha confermato quello che io ho sempre pensato, no? Di questa presenza così forte, anzi una doppia presenza, devo dirti, perché Gwenda faceva danza. Quanti anni aveva? Aveva 6 anni e mezzo, piccolissima. E normalmente andavo sempre a prenderla io all'uscita di scuola e la portavo a danza, parcheggiavo nel lato del marciapiede di modo che poi le aprivo la portiera e lei poteva scendere e andavamo alla scuola di danza a Milano. E quel giorno era andato suo papà Amedeo, no? A prenderla a scuola, ma Gwenda non aveva la borsa di danza, quindi non aveva le scarpette dietro. Aveva lasciato tutto a casa. A casa, e quindi abbiamo detto: tu vai a prendere Gwenda, io vado a prendere le scarpette e il body e ti raggiungo. E ci troviamo lì alla scuola di danza. Quindi io vedo loro che arrivano, solo che non parcheggiano dalla parte, perché c'era l'autobus, quindi non parcheggiano dalla parte del marciapiede della scuola di danza, ma dalla parte opposta. Ma non, subito non me ne preoccupo, perché certo, ovviamente non penso che mia figlia possa aprire lo sportello da sola. E invece Gwenda, che è sempre stata una ragazza, insomma, di figlia, estroversa, quindi con slancio. Sì, con slancio, sempre una bambina quasi indipendente, no? Che voleva dimostrare di essere in grado di farcela spalanca da sola. Spalanca lo sportello e attraversa la strada. E che cosa succede? Che viene presa da un automobilista e che arriva nel senso di marcia corretto, tra l'altro, quindi era Gwenda che attraversava in maniera assolutamente non se l'aspettava. Non se l'aspettava. E io resto impietrita, cioè io normalmente che sono una persona la che tua reazione è stata strana, tu sei arrivata e hai assistito. Io ho assistito da pochi metri dall'altezza del semaforo e ho assistito come se una mano mi tenesse e mi tranquillizzasse. Io normalmente sono una che si agita, che corre, non che dà gridato di matto, che urla, cioè faccio delle cose esagerate normalmente nei momenti di pericolo, di ansia, no? Mi faccio prendere, non dico dal panico, ma insomma, figlia, sono un interventista, assolutamente. Lì sono rimasta assolutamente attonita, immobile, con una mano, una presenza fortissima che io ho sentito, di come stai tranquilla, stai serena, stai qui, non ti muovere. Che cosa è successo a Gwenda? Lei ha attraversato, e io ho visto tutto il rallentatore, è stata presa dalla macchina, ma lei è stata colpita, ma non colpita, perché lei si è sollevata così, come a rallenti, è scesa giù a rallenti, c'è stato un attimo, si è alzata, si è guardata intorno, ha continuato a attraversare la strada e è andato verso il marciapiede. Ma che cosa si è fatta, Gwenda? Niente. Nessun tipo di trauma? Voi l'avete portata ovviamente prontamente al pronto subito, soccorso? Subito la persona si è, ovviamente il signore che l'aveva messa sotto era una persona garbatissima, ha detto: io mi fermo, sotto do il numero shock di telefono, sotto shock, l'abbiamo addirittura portato al bar, il papà di Gwenda Amedeo ha portato lui al bar che stava svenendo lui, mentre mia figlia sembrava non essersi fatta nulla. Siamo andati ovviamente subito al pronto soccorso. Grande sorpresa anche dei medici. Grande sorpresa dei medici, anche dalla botta che ha preso, perché la botta è stata anche forte, la gente si è fermata, tutti quanti, ha spaccato il parabrezza, quindi immaginate voi una bambina piccolissima di 6 anni e mezzo, quindi è anche poco pesante, leggerissima, no? Poi era uno scricciolo lei, e mi hanno detto: guardi, la tenga sveglia, sembra che non abbia niente, ma la tenga sveglia tutta la notte. E io ricorderò sempre, perché quella sera dovevo lavorare e la portai negli studi televisivi, e lei restò tutta la notte con me, tutta la serata lì in prima fila, e tutti quanti la guardavamo per controllare se dovevamo vedere se aveva dei momenti di assenza. E così non è stato. Così non allora è stato. Prima Maria Teresa l'avete sentita, ha detto:
anzi erano due gli angeli, sì. In effetti qui ci sono due uno angeli. Uno era quello che teneva me e l'altro è quello che si ha sollevato Gwenda. Una mano, tu li hai ringraziati ovviamente questi angeli. Senti, hai sentito altre volte nella tua vita di adulto questo senso di protezione così assolutamente forte? Questo è stato sì. Ovviamente un episodio eclatante. Sì, ma... prima si diceva quando ti addormenti in macchina, io viaggio tanto, guido da sempre, cioè guido da 30 anni perché mi piace guidare, mi piace poi rientrare la notte perché voglio sempre tornare dai ragazzi, quindi quando lavoro, anche quando sono fuori, non mi fermo mai fuori, faccio tanta strada e tante volte mi si è chiuso un occhio e poi mi si stava per chiudere il secondo occhio e qualcuno mi ha tirato per un capello e qualche volta io sono arrivata a casa e non ricordo la strada che ho fatto. Addirittura. Mi ricordo che ad un certo punto ero al casello magari di Dalmine e poi mi trovo sotto casa e non capisco se sono immersa nei miei pensieri o se c'è qualcuno che guida il mio posto. Quindi sicuramente un forte senso di protezione che ti deriva da questa presenza costante dell'angelo al tuo fianco. Tra l'altro i tuoi figli adesso sono dei ragazzi più grandi. Che rapporto hanno con la loro fede e con i loro angeli? Ma guarda, entrambi sono cresciuti ovviamente come me nella religione e non hanno la frequentazione che magari ho io, eccetera, però sono molto attenti, anche perché io ho insegnato loro che non è necessario pensare di essere realmente nel giusto per credere, basta credere, perché sennò soltanto noi saremo nel giusto e gli altri che sono nati in un'altra parte del mondo no. Quindi questa fede ce l'hanno. Sì, forte. L'importante è fare delle cose e fare delle cose come te le insegna la religione, perché in qualunque religione, qualsiasi essa sia, ovviamente c'è la fratellanza, c'è l'uguaglianza, c'è il desiderio di fare agli altri, fare per gli altri quello che vorresti fatto per te. Ma ecco Maria Teresa, io so che tu oggi sei una dama dell'unità, alzi, accompagni le persone sofferenti. A Lourdes il contatto con la sofferenza ha cambiato il tuo modo di pregare? Tu preghi oggi in modo diverso? Sì, assolutamente sì, devo dirti che è proprio stato il mio primo viaggio a Lourdes che ha cambiato non dico la mia fede, no, ma il mio modo di pregare sicuramente, perché come dicevi ho due figli, uno è Gwenda e l'altro è Gianamedeo era nato con un'attività elettrica cerebrale disturbativa continuativa, quindi era una cosa piuttosto rara, 5 bambini su 1 milione che nascono con questa problematica, che poi nel tempo si può ovviamente appianare nel tempo, naturalmente, oppure può diventare un problema. E quando io l'ho scoperto, proprio è stato il periodo della prima richiesta da parte di un gruppo di amici, la mia carissima Elena Balestri, che era il mio capostruttura, che mi ha detto, ma perché non vieni a Lourdes? E tu hai cominciato a farlo. E io ho cominciato a farlo, ma io sono andata per pregare per Gianamedeo, mi ricorderò sempre, siamo arrivati, sono andata in ospedale, mi sono cambiata, mi sono vestita, ho cominciato il mio servizio, poi appena ho avuto un attimo di tempo sono arrivata alla grotta. Una preghiera di richiesta, diciamo. Con una preghiera di richiesta, ma io non ero mai stata alla grotta. E ci sono andata tra l'altro in serata, quando non c'era tanta gente, eccetera, e non ce l'ho fatta pregare, perché ho visto le persone che c'erano. Ho visto la fede che c'era nelle persone che erano lì, era una fede più grande della mia. E quindi ho pensato che non avevo diritto di pregare ed è cambiata il mio modo di pregare da allora. Oggi infatti Maria Teresa, che ringrazio, prega per gratitudine, prega soprattutto per dire grazie, esatto. E ha tanti motivi per dire grazie al suo angelo custode. Grazie Maria Teresa Ruta per essere stata con noi. Voi. A voi. Grazie a Maria Teresa Ruta per il suo racconto.